Anzi no, possiamo partire. Allora, innanzitutto vi ricordiamo che è... Prego Gianluca. Lo sentiamo. Eccoci ragazzi, in diretta da Milanello. No, vi stavamo ricordando, come dicevi tu, Cintia, sarà una settimana intensa con il rientro di nazionali che saranno scaglionati per tutto il corso della settimana, cominciando da oggi. Florenzi, Calulu e Benasera sono i primi che sono sottoposti agli impegni con le rispettive rappresentative ad essere arrivati qui a Milanello per mettersi ai servizi di Stefano Pioli. Ovviamente in maniera graduale in settimana torneranno gli altri, da Teo Hernandez a Maignan, passando per Leao, per Tonali che anticiperà anche di due giorni, quindi si dovrebbe vedere tra domani e dopodomani un ulteriore step di crescita per il ragazzo, che è destinato in questa stagione a prendere ancora più coscienza di sé, a essere ancora più leader del Milan. Ovviamente Roberto Mancini si auspica che quella leadership Sandro Tonali possa metterla anche in futuro, nell'immediato futuro, a disposizione della nazionale. Ricordandovi però il piatto ricco che è la conferenza stampa di Adli di oggi, quindi un altro acquisto rossonero, acquisto da tempo che il Milan ha chiuso tanto tempo fa, che oggi farà il suo debutto a mezzo stampa, cercando di capire di più e del ragazzo dal punto di vista tecnico e del ragazzo dal punto di vista, insomma, psicologico ed emotivo. Tutto questo da Milanello, in settimana ancora previsti, come vi dicevo, ulteriori arrivi da parte degli altri nazionali. Gianluca, è un Milan naturalmente che si proietta la prossima stagione, ma intanto Maldini e Massara stanno lavorando sul mercato. E il nome principale è quello di Charles de Cattler, lo abbiamo detto, una trattativa che vi stiamo raccontando praticamente dall'inizio. Questo ragazzo giovanissimo, poco più che ventenne, ma che è ormai un titolarissimo da tempo e uno dei giocatori di esperienza, nonostante la giovane età, del Club Brugge, ha già giocato in Champions League, lo abbiamo visto anche in Italia allo Stadio Olimpico contro la Lazio proprio in Champions due stagioni fa, e già lì esaltava per facilità di tocco, facilità di pensiero, soprattutto nella zona della tre quarti, dove il Milan serve disperatamente qualcuno che faccia gol, faccia assist e crei anche fisicità. Tutte caratteristiche che Maldini e Massara hanno individuato in questo giocatore De Cattler, che potrebbe ulteriormente aumentare la colonia dei belgi dopo l'arrivo di Divock Origi. Una trattativa che entrerà nel vivo proprio in questi giorni, perché il Milan sta facendo di piccolo rilancio in piccolo rilancio, si sta avvicinando sempre di più all'offerta del Club Brugge. Vedremo se ci sarà anche l'inserimento di qualche giocatore di talento della primavera del Milan, ma al momento l'offerta rossonera è ferma a 30 milioni, perché è una necessità quella di coprire i buchi tecnici sulla tre quarti, soprattutto nel ruolo di trequartista. Perfetto, grazie Gianluca Viscogliosi, che ritroveremo nel pomeriggio nel post conferenza stampa di Adli. Noi ripartiamo